con il vice sindaco Fullone in una giornata storica per il comune di Termini Imerese, perché si è creato il tavolo per l'europrogettazione con queste persone che gratuitamente hanno messo a disposizione il loro sapere e la loro professionalità. Sì, infatti oggi si è svolta la prima seduta del tavolo di esperti in materia di europrogettazione. Si tratta di 8 persone validissime, si sono presentati, si sono conosciuti oggi e dalla loro presentazione è emersa proprio la competenza, la professionalità, la conoscenza e l'esperienza nel settore del finanziamento e dei fondi europei. Mettono a disposizione gratuitamente, come giustamente ricordavi, questa loro professionalità, soprattutto per lavorare a supporto dell'ufficio europrogettazione che abbiamo appena costituito, un ufficio comunale, perché ovviamente l'obiettivo è quello di fare in modo che il comune di Termini Imerese possa usufruire di queste opportunità che vengono dai finanziamenti europei. A parte, diciamo, i curriculum con cui sono stati valutati, qual è stata la sua prima impressione diciamo, dalle prime giro diciamo, di voci da parte di questi esperti? Ma io ero già felice quando ricevevo i curricula, li leggevo con attenzione e veramente di meglio non potevamo sperare. Grande professionalità, grande competenza, grande esperienza e poi multidisciplinarietà, veramente. Ognuno ha le sue esperienze in materia tecnica, sociale, costituzione di partenariati, un po' di tutto. Quindi sono sicuro che insieme veramente raggiungiamo il top a alti livelli. E allora, oggi è dunque, vediamo, sincronizziamo gli orologi. Mi vuoi lanciare una sfida? Già lo so. Oggi è il 27 settembre, insomma, quindi siamo in perfetta puntualità rispetto al calendario che si era posta qualche tempo fa o circa. Allora, questo tavolo lavorerà per programmare una strategia di partecipazione a bandi e avvisi. E non è una cosa banale, è importante pianificare una strategia per progettare, per avere le massime chance di approvazione dei progetti che presentiamo. È inutile presentare progetti che poi non possono avere chance di essere finanziati. Però io oggi ho chiesto al tavolo almeno il finanziamento di poter ottenere un finanziamento importante entro la fine dell'anno. Questo è un obiettivo che il tavolo ha raccolto e ha accolto. Riusciremo a entrare nella misura di cui parlavamo qualche tempo fa per i beni confiscati alla mafia, per i beni storici, insomma, che sono da ristrutturare? Ce la possiamo fare o no? Quella misura a cui tu ti riferisci, 9.6.6, magari ti sconfiggo. Esattamente. Parteciperemo sicuramente alla seconda finestra che aspettiamo, che sarà lanciata a gennaio-febbraio, e per quella i nostri uffici tecnici, coordinati dall'architetto Nicchitta, stanno già lavorando. Invece col tavolo tecnico affronteremo altre sfide. Benissimo, allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.